Ma come si fa a raccontare un'esperienza diretta, concreta, reale, di utilizzo di un dispositivo particolare come il portatile in pochi giorni o qualche settimana? Ecco, secondo me è molto difficile, anche perché da utente non mi basta vedere qualche numero all'interno di una tabella, una comparazione di benchmark, e per questo motivo bisogna sudare sui poggiapolsi e andare a scovare un po' tutte le chicche, cosa che spero di aver fatto in questi mesi con il MacBook X Pro 2022, sì, il modello dello scorso anno, ma assolutamente attuale e sicuramente di fascia alta. Per raccontarvi questa esperienza ho deciso di prendere tre sensi: il tatto, la vista e il gusto. E no, non ho intenzione di leccare i tasti. Iniziamo! Primo capitolo è il tatto, anche perché tutto inizia da lì, dall'unboxing, da quando tirate fuori questo MacBook X Pro e notate subito una cosa, lo toccate, lo rigirate, ecco questo alluminio che è stato utilizzato per la scocca in realtà è ricoperto da una finitura morbidissima che è quasi gommata, non vorrei dire gommata perché sembra quasi economico, ecco questa parola, leggermente ruvida ma non troppo. Personalmente non ricordo nulla del genere, e poi non riguarda soltanto il coperchio ma anche la parte sottostante, anche i poggiapolsi, insomma un rivestimento che avvolge e che rende molto molto piacevole toccare questo portatile. Altra cosa, la cerniera, rifaccio il movimento perché è da apprezzare, con un dito si può tranquillamente aprire il coperchio, ecco la cerniera è uno di quei punti che poi sui portatili a volte con il tempo si tendono a creare degli scricchioli, dei movimenti un po' a scatti, invece qui è rimasto liscio, preciso, lui di per sé ha già un'anima touch perché è touch il display, che io non ho mai trovato particolarmente comodo, soprattutto su quei portatili che poi traballano quando li tocchi, qui è l'ho utilizzato ogni tanto, comunque è utile averlo, ma ecco, dipende un po' dalle esigenze. C'è anche il lettore di impronte, quindi possiamo sbloccarlo in quel modo, però sinceramente avendo Windows Hello molto preciso, appena apro il coperchio riconosce immediatamente il mio viso, non ho quasi mai la necessità di metterci il dito perché lo trovo sbloccato. La tastiera è sicuramente una delle parti più importanti per un portatile in generale, ma Huawei ha sempre lavorato benissimo in questa direzione. Devo dire che scrivere su questo MacBook X Pro è stato un piacere, lo è tuttora, e quando posso è il mio preferito perché i tasti sono molto ben spaziati, difficilmente finisci per errore su qualcun altro. La corsa poi è netta, breve, è davvero una delle migliori per questa categoria in assoluto. E poi qui sotto, a chiudere questo primo capitolo, il touchpad. Anche lui protagonista perché è stato evoluto in un senso particolare. Non è soltanto ciò che vedete, ma è ciò che potete fare che fa la differenza. Per quanto sia stato ingrandito, adesso molto ampio, non ha praticamente dei bordi sotto, ecco, tutta l'area è tattile e permette di attivare determinate funzioni. Ad esempio con uno swipe dal basso verso l'alto o al contrario possiamo gestire la luminosità oppure gestire il volume nella parte opposta sulla destra, o ancora catturare uno screenshot oppure navigare all'interno di un contenuto, di un video. Possiamo andare rapidamente da una parte all'altra e questa cosa mi ha davvero cambiato il tipo di interazione quando chiaramente non utilizzo il mouse. Ecco, sono queste personalizzazioni che poi fanno la differenza nell'utilizzo quotidiano, quando vai a scoprire un po' tutte queste piccole chicche e magari ti viene difficile staccartene quando devi cambiare portatile, quando devi utilizzarne un altro e sì, hai un'esperienza che magari è un po' più ridotta. Chiaro, ci sono sempre tasti funzione, però se puoi fare tutto al touchpad in questo modo, con questa precisione, perché no? Il secondo capitolo è sulla vista e parto da una considerazione soggettiva, criticabile. Per me è un portatile bello, elegante, ma soprattutto ha il formato che cerco, quello che per me è perfetto, un 14 pollici, ma con un form factor del display di 3,5, il che significa avere più spazio in altezza, un'area più ampia e una risoluzione altissima di 3,1K che ti permette di avere tantissimi elementi all'interno di una stessa schermata. Ovviamente quando bisogna andare oltre il monitor esterno è la scelta obbligata, però se si vuol stare all'interno di un contesto di mobilità, leggerezza, ecco, il 14 pollici per me resta la misura giusta, soprattutto in questo formato 3,5. Mi piace, è funzionale con questi bordi sottilissimi e anche piacevole. Data poi la destinazione di questo portatile, che comunque di fascia alta, la precisione dei colori è davvero elevatissima ed è una cosa estremamente importante per chi lavora ad esempio con immagini o video. Noi stessi quando realizziamo i nostri contenuti spesso passiamo da qui per capire se la calibrazione è stata fatta bene o meno, perché è quello più preciso a nostra disposizione. Però nell'LCD, e questo forse è l'unico limite, se così vogliamo chiamarlo, rispetto al nuovo trend di quest'anno, del 2023, che vede tanti produttori passare all'OLED anche sui portatili, ne stiamo vedendo sempre di più, e lì chiaramente cambia la tecnologia,
è un altro discorso. E come su smartphone, anche qui è possibile cambiare il refresh rate passando dai canonici 60 Hz ai 90 Hz, e si ha quella sensazione di maggior fluidità, maggior rapidità. Chiaramente poi dipende dalla macchina, da quanto sia ingolfata o meno, ma a pari condizione la differenza la si vede. Chiudiamo con il gusto, inteso in questo caso nel piacere di utilizzo o meno, anche se la mia esperienza è del tutto positiva con questo MateBook X Pro, perché è un portatile estremamente ben bilanciato. Questa potrebbe essere la definizione finale, conclusiva. È un portatile Intel Evo, il che significa che rientra all'interno di certi requisiti, resta un portatile potente con una piattaforma hardware di primissimo livello, e stiamo ovviamente parlando di una piattaforma a basso consumo per portatili leggeri come questo, che poi pesa soltanto 1,20 kg o comunque poco più. Ma la differenza la fa nel suo complesso, i materiali, l'estetica, ciò che poi riesce a fornire, la tanta memoria a disposizione, la velocità della memoria per lavorare è una delle migliori macchine, e i soldi spesi in più rispetto a una fascia media si vedono e si sentono in tutti i suoi aspetti. Noi l'abbiamo utilizzato per mesi per realizzare i nostri contenuti, elaborare i nostri video con Premiere Pro oppure le nostre immagini con Photoshop, tutto si riesce tranquillamente a gestire senza sbavature di alcun tipo. Il limite dove sta? Ecco, la scheda grafica in questo caso è quella Intel Iris Xe, che significa poter fare tutto come ho detto prima, ma senza magari avere quello sprint, quella velocità massima, per cui bisogna necessariamente spostarsi su macchine più complesse, meno piacevoli magari dal punto di vista estetico, più pesanti e anche più rumorose, perché questo qui non lo senti, ma proprio non lo senti anche quando lo metti sotto stress. Tanti, tanti pregi, pochi difetti, tanto equilibrio. Questa era Typo, io sono Gabriele e ci vediamo alla prossima!